indetti dei concorsi per la stabilizzazione. Quelli sono già medici che esistono, verranno solo stabilizzati. Verranno fatti dei concorsi, cioè come se i concorsi, poi in particolare nella ginecologia e ostetricia del San Camillo, solo per il primario ne sono stati fatti due di concorsi e ancora non si sa come va a finire quella vicenda. Insomma, lei mi sta dicendo che verranno fatti dei concorsi. Sì, ok, tutto bello, tutto straordinario, come dice Virginia Raggi, bellissimo, bellissimo e straordinario, però il tema è quello di quello che accade realmente dentro questo ospedale. Cioè, questi dirigenti medici, se sono stati chiamati con un decreto per lo scorrimento delle graduatorie, sono arrivati o no? Prima cosa, stanno facendo servizio? No, glielo dico io perché la situazione è drammatica. Sulla questione degli infermieri non si sa nulla, cioè questo rimane e nonostante tutto questo, allora vuol dire che l'amministrazione regionale, dunque la giunta, sta scaricando sul direttore generale d'Alba, cioè è stato fatto un decreto e d'Alba che dovrebbe assumere queste persone. Cioè, che cosa è accaduto? Cioè, io mi ritengo totalmente insoddisfatto. Io capisco che l'assessore non è, diciamo, pertinente a questa materia, l'hanno mandata qui a leggere la lettera della, direzione sanitaria, però, sostanzialmente noi qui non abbiamo ricevuto risposta su quello che accade all'interno di quella struttura fondamentale. Cioè, non si sa se sono o vengono assunti, quando vengono assunti. Cioè, le domande nell'interrogazione immediata erano puntuali. Voglio dire, giustamente il presidente Storace dice di essere rapidi e brevi e anche puntuali nelle domande, però, e per fare chiarezza, cioè qui non si è fatta nulla, una chiarezza che non esiste, perché se ci sono delle domande vanno fatte delle risposte. Allora, diciamo al dottor D'Amato, che è il dirigente della cabina di regia, di scrivere anche delle risposte di carattere politico e dare delle informazioni o comunque dare della chiarezza e serenità a chi lavora in quella struttura e alle tante famiglie e bambini che ogni giorno si rivolgono a quella importante eccellenza che viene abbandonata dal presidente Zingaretti ed è chiaro con questo tipo di risposte. Grazie.